nella chiesa di Santa Elisabetta a Brioso, come comunemente viene chiamata, anche se il suo nome esatto dovrebbe essere chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta. È una chiesa molto antica, anche se questa storia così antica è forse poco conosciuta ai più. Basti pensare che questa chiesa, che allora si chiamava San Vittore, era intitolata a San Vittore, si parla già nel 1289, quindi è senza dubbio una delle chiese più antiche di Brioso. Una storia molto lunga, quindi, quella che c'è alle spalle di questa chiesa, però è in questi secoli che stanno alle nostre spalle, ebbe anche un momento molto infelice, tant'è vero che quando San Carlo nel 1578 giunge in visita pastorale a Briosco la trova ormai cadente, quasi distrutta. Però San Carlo negli atti della visita aggiunge un particolare molto interessante. Ci dice che questa chiesa allora intitolata a San Vittore era stata chiesa parrocchiale, titolo che però verrà poi successivamente spostato alla chiesa di Sant'Ambrogio, quella che oggi col titolo di Sant'Ambrogio e San Vittore è diventata la chiesa parrocchiale di Briosco. Anche il cardinale Federico Borromeo, quando arriva in visita pastorale nel 1608, quindi 30 anni dopo la visita di San Carlo, trova la chiesa in una situazione ancora peggiore, è quasi ormai distrutta. Federico Borromeo non può nemmeno entrare perché l'ingresso è ostruito dalle macerie. Nel cimitero, che è definito grande, che si trovava sui lati settentrionale e meridionale della chiesa, pascolavano gli animali, quindi questo ci dice quanto fosse ormai rovinata la chiesa. San Carlo decide addirittura di demolirla completamente e di destinare i materiali all'ingrandimento della chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, però per fortuna, per volontà della popolazione di Brioso e della comunità, compresi gli amministratori di allora, fu stipulato un atto notarile che impegnò gli abitanti a versare una somma per la ricostruzione di questa chiesa. La chiesa venne ricostruita quindi per un'azione popolare tra il 1640 e il 1641. Fu ricostruita anche in tempi rapidi, tanto che il 2 luglio del 1641 fu celebrata qui la Santa Messa e la prima festa della Visitazione. Un momento successivo lo abbiamo nel 1759, quando arriva in visita pastorale il cardinale Giuseppe Pozzo Bonelli, arcivescovo di Milano, Pozzo Bonelli, e lascia una descrizione precisa di questa chiesa. Era stata ormai ricostruita, quando arriva lui in visita era terminata, e la descrizione che ce ne fa è sostanzialmente quasi uguale a quella che possiamo vedere oggi. Però alcuni dettagli, anche ricostruibili attraverso i documenti, sono interessanti. Gli atti della visita del cardinale Pozzo Bonelli del 1759, di cui parlavo prima, ce lo dicono già presente, perché leggiamo che all'interno della chiesa c'è un'immagine della Madonna in visita ad Elisabetta, e questa immagine già allora, dicono gli atti della visita, era protetta da una lastra di vetro, come la vediamo oggi. Questo potrebbe significare almeno un elemento di interesse. Era un quadro di una certa importanza, molto probabilmente donato da un parrocchiano o da un nobile che viveva nel territorio. C'è un dettaglio in alto nella parte
parte destra del quadro si intravede uno stemma nobiliare. Andrebbe analizzato con molta attenzione, ma mi viene da pensare che potrebbe essere lo stemma nobiliare di quello che allora era il proprietario della villa attuale, dell'attuale villa Medici Giulini. Il quadro è di notevole qualità e mi piace sottolineare la tenerezza dell'abbraccio tra Maria ed Elisabetta, resa molto bene dall'artista anonimo che ha lasciato questo dipinto. Che ha coinvolto la comunità di Briosco, perché nel 1855, è scritta in latino e purtroppo, come vedete, è poco leggibile, nel 1855 Briosco fu interessato da un'epidemia di colera che fece alcune vittime e la chiesa della Visitazione fu utilizzata come lazzaretto. La lapide ricorda appunto, oltre a ringraziare la Madonna perché il numero dei defunti in quell'occasione fu molto molto limitato, ricorda appunto questo evento. Appena sotto vedete questa inferriata, documentata già negli atti delle visite dell'arcivescovo Borromeo e dell'arcivescovo Pozzo Bonelli. E vorrei infine sottolineare un altro elemento che anch'esso di carattere storico, perché guardando la facciata sulla sinistra della chiesa, fino agli anni 70 esisteva un cimitero simbolico, per la verità, però un cimitero che voleva ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale. Poi con la costruzione della strada questo cimitero è stato abbandonato, ma costituiva comunque un legame anche con la realtà storica della Chiesa della Visitazione, che per alcuni secoli era appunto circondata da un cimitero sia sul lato settentrionale che sul lato meridionale.